La leggenda racconta che, molti secoli fa, un maramocchino trovò lungo i murazzi un tronco di albero. Per 3 volte tentò di bruciarlo, ma non vi riuscì, perché apparvero subito a lui le sembianze della Madonna. Si perde nel tempo e nei secoli andati la devozione di Maramocco per la Madonna di Marina. Anche quest'anno si è rinnovato l'appuntamento con l'edizione 218 della festa, nel borgo antico, tra regate, musica, devozione popolare, folklore e tradizione gastronomica. Il clou coincide sempre con la seconda domenica di luglio, con la processione storico-religiosa accompagnata dalla banda musicale e portata in spalla per le strade del borgo. Una tradizione portata avanti da un gruppo di storici volontari coordinati da Renato Tiso e dall'Associazione Comitato Festeggiamenti Maramocco, presieduta dal parroco Monsignor Cesare Zanusso. La gente è molto legata a questa festa proprio perché sente la Madonna come madre e noi sappiamo benissimo, ecco, quanto sia importante anche nella storia, anche nell'archeologia, l'idea della madre. E quindi c'è questo attaccamento quasi morboso che io ho trovato fin dall'inizio. La festa, che propone anche mostre d'arte, una tombola benefica e i fuochi d'artificio, però vuole lasciare un forte messaggio di speranza, come sottolineano le parole del parroco. In questo nostro tempo, dove tanti valori sono messi in discussione, dove la famiglia spesso è disintegrata e manomessa, ecco, Maria diventa proprio il faro e la speranza di una società che si è imperniata, che si è collegata alla famiglia, allora funziona. Ecco, noi ci auguriamo che questa festa davvero contribuisca a questo rinnovamento.